Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono trascorsi 14 anni da quando Apple ha presentato l'iPhone 3G. Esattamente era il 9 giugno del 2008. Era disponibile soltanto in due colorazioni, nero o bianco. Il mio primo iPhone è stato un iPhone 3G 8 giga di colore bianco. E mi ricordo che anche all'epoca non ho comprato l'iPhone nuovo, ma bensì l'ho assemblato. Avevo riciclato tutti i pezzi per poter assemblare l'iPhone 3G e alla fine mi sono costruito il mio iPhone 3G bianco da 8 GB. Le caratteristiche tecniche di questo iPhone sicuramente ad oggi fanno ridere, ma vi posso garantire che nel 2008 il potenziale di questo iPhone era veramente pazzesco. Basta pensare che a differenza degli altri telefoni che avevano i display piccolini con i tasti, lui possedeva un display da 3,5 pollici, una fotocamera da 2 megapixel e inoltre aveva il GPS integrato. Se oggi possedere un iPhone e riuscire a scaricare in tempi brevissimi delle applicazioni è una normalità, a quei tempi era la novità. E inoltre era possibile scaricare qualsiasi gioco o applicazione in pochi click. Praticamente ci siamo spostati dal computer all'iPhone. Infatti tutto quello che riuscivamo a fare prima col computer o facevamo col computer, successivamente abbiamo iniziato a farlo con l'iPhone. Volevamo giocare, usavamo l'iPhone. Volevamo scaricare dei programmi, usavamo le applicazioni per iPhone. Se prima per spostarci usavamo un navigatore, grazie all'iPhone abbiamo iniziato ad utilizzare il navigatore integrato, perché infatti questo iPhone qui era in grado di utilizzare un GPS proprio, oltre al fatto che era munito di Wi-Fi e Bluetooth. Sicuramente ad oggi è un pezzo da collezione, che però sicuramente non è in grado di competere con quelli che sono sia gli iPhone che gli smartphone moderni. Quindi, considerato che lasciarlo in un cassetto sarebbe sprecato e usarlo come fermacarte non è l'ideale, ho deciso di mandarlo completamente in pensione incorniciandolo. Però se il mio primo iPhone l'ho assemblato, questo qui lo disassemblo, così diventa sfondo per i futuri video. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa a smontare un iPhone 3G e iniziamo. Ok, vediamo se mi ricordo. Ok, le classiche due viti giù. Quindi iniziamo subito con uno. Per sicurezza prendiamo questo, e se non ricordo male c'è bisogno anche della ventosa per sollevare. Ok, dovrebbe essere questo. No, sì. Perfetto, quindi adesso bisogna mettere la ventosa qui così. Ok, e piano piano sollevare, eccolo qua, già si è aperta. Scordiamo la ventosa, perfetto, non ci serve più. Diciamo che non era difficilissimo aprire un iPhone 3. Ecco lo schermo, ci siamo. E questa era la scheda madre dell'iPhone 3. Ok, qui abbiamo la batteria. La mettiamo così perché c'è il biadesivo, poi vediamo come incollarla. E qui abbiamo la dock station dove possiamo vedere abbiamo l'entrata per la ricarica con l'uscita per l'audio. Perfetto, una volta disassemblato tutto l'iPhone, nel mio caso ho preparato un foglio in quella che è la base della cornice. Quindi dispongo tutti i pezzi in base a come voglio il risultato, quindi continuiamo.
Ok, una volta capita la disposizione dei pezzi, prepariamo la cornice. Questo qui. Questo lo spostiamo. Successivamente ho una copia della base in modo da lasciarla giù. Ok. Ed ecco il risultato finale. Ci è voluto un po' di pazienza per smontarlo tutto e per assemblarlo nei punti giusti. Come potete vedere, questo è l'iPhone 3 completamente smontato. Abbiamo la batteria, la scheda madre, la dock station per la ricarica e per l'audio, il flat che connette sia il jack audio, l'accensione e i tasti di volume più e meno, e inoltre il tasto per attivare la vibrazione. E infine da questa parte abbiamo l'LCD con il touchscreen. Dimenticavo, telecamera da 2 megapixel qui in alto, tasto d'accensione e tasto per attivare la vibrazione, mentre quest'ultimo è quello strumento che crea la vibrazione. Beh, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, come sempre, mettete un like, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Adesso non rimane che incorniciarlo e nei prossimi video sarà sempre qui dietro. Vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda la cornice e gli strumenti che ho utilizzato per costruire questo quadro. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!